Ad intervenire nella spinosa questione della riforma delle Camere di Commercio siciliane Michele Marchese, presidente provinciale di Casa Artigiani, che difende l'operato di Alfio Pagliaro, il commissario ad acta nominato dal MISE. Il lavoro del commissario è stato infatti aspramente criticato dalle associazioni, che hanno contestato soprattutto il fatto che i controlli siano stati fatti a campione, senza coprire la totalità delle aziende come era stato invece richiesto dalla Regione. Marchese sostiene chiaramente che le procedure adottate da Pagliaro per la costituzione della nuova Camera di Commercio del Sud-Est sono valide e anche sul caso delle presunte iscrizioni fantasma che ha coinvolto le associazioni Euromed, CIDEC e Assotir, il presidente provinciale di Casartigiani sostiene che non vi sia alcuna irregolarità. La legge ribadisce la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni, ha dichiarato, e Marchese punta il dito contro la cordata che fa riferimento a Confindustria, chiedendo di fare un passo indietro e di fermare le allusioni per ottenere rinvii e di difendere le poltrone. La proposta di Casartigiani è quella di procedere alle elezioni dei rappresentanti dei settori di commercio, artigianato ed agricoltura con la votazione diretta dei titolari di imprese e dei rappresentanti legali di società iscritte ed in regola con il pagamento dei diritti camerali.